Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare una panoramica generale su Git. Vedremo che cos'è Git, come funziona, come si usa e perché è così importante saperlo usare essendo uno sviluppatore. Avremo modo di vedere i comandi principali, di capire il workflow di Git e di vedere e scoprire i repository online. Ma iniziamo. Che cos'è Git? Git è un software open source utilizzato principalmente da chiunque scriva del codice, in quanto semplifica di parecchio la vita di noi sviluppatori. Questo software ci permette di versionare il codice, difatti è un software di version control. E che cosa vuol dire questo? Significa che possiamo tenere traccia di tutta la storia relativa al progetto su cui stiamo lavorando. Facciamo un esempio. Immaginiamo di voler creare un sito web, magari abbiamo anche quasi finito, ma ci ricordiamo di dover implementare una nuova feature, o comunque ci viene dato il task di farlo. Quindi, come agiamo? Scriviamo il nostro codice, andiamo magari a modificare anche parecchi file, ma ci accorgiamo di aver fatto solo dei danni, senza aver combinato assolutamente nulla. E per di più adesso il nostro sito è totalmente rotto. Beh, in un caso come questo, che in realtà non è così difficile che si verifichi, senza l'utilizzo di Git ci ritroveremmo senz'altro con una bella gatta da pelare. Utilizzando Git, invece, abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo le versioni del nostro codice, tutte le versioni del nostro codice, che sarà distribuito su più rami, che d'ora in poi chiameremo branch. Il concetto di branch avremo modo di esplorarlo ed esploderlo molto meglio. Avremo dunque questo ramo principale, questo branch principale, su cui terremo il codice che funziona. Tendenzialmente in un ambito più lavorativo e professionale il ramo principale viene chiamato main o master ed è il ramo su cui viene rilasciato il codice che poi andrà in produzione. Ma comunque sia, poi avremo dei rami secondari, dei branch secondari, che verranno creati a partire da quello principale. Quindi una volta creati saranno identici a quello principale e su quei rami lì noi andremo ad effettuare le nostre modifiche. Una volta che il codice scritto in questi nostri rami secondari è funzionante ed è testato, allora a quel punto si potrà andare a procedere con un merge, ovvero andremo a unire la versione vecchia con quella nuova dei rami secondari che presenta delle modifiche in più. Inoltre, potremo tenere traccia di tutte le modifiche effettuate tramite i commit. Anche il concetto di commit è molto importante e avremo modo di vederlo più approfonditamente durante il corso del video. Ed inoltre potremo lavorare in team in una maniera molto più semplificata, in quanto chiunque può sempre tenere d'occhio chi ha fatto cosa e quando. Ma principalmente avremo una condivisione del codice molto più semplificata che ci permetterà di lavorare in maniera più facile in simbiosi insieme al nostro team, che può essere costituito anche da più e più persone. Ma adesso andiamo ad installare questo software. Inizio dicendo che se siete possessori di una macchina Linux o Mac, allora Git dovrebbe già essere installato. Vi consiglio di controllare e per farlo vi basterà aprire il terminale del vostro computer, in questo caso apro il prompt dei comandi, e ci basterà scrivere git-v. Questo comando di git dovrebbe stamparvi la versione di git che sta runnando sulla vostra macchina. Io in questo momento, dando invio, mi viene detto che git non è riconosciuto come comando interno e esterno. Questo perché, appunto, sul mio computer non è ancora stato installato, o comunque è appena stato disinstallato, per farvi vedere come si fa. Dunque, se anche a voi esce questo messaggio, possiamo chiudere il terminale, andiamo sul sito di Git, nella sezione Downloads, e andiamo a scaricare per il nostro sistema operativo la versione che più preferiamo. Io vado a scaricare quella da 64 bit, che in realtà ho già scaricato, quindi non riscaricherò. Eccola qui. E una volta aperto questo setup, andremo ad installare appunto Git. Io vi consiglio di lasciare tutte le impostazioni come di default, che per iniziare sono più che ottime. Poi, se proprio voleste andarvi a leggere tutto ciò che è possibile configurare, nessuno ve lo vieta, fate attenzione a non premere su robe che non capite, giustamente, non avendo mai visto Git, quello che vi consiglio è di lasciare tutto com'è, perché va più che bene.
Adesso aspettiamo il caricamento. Ok, una volta terminato ci dovremo ritrovare con questa schermata. Andiamo a premere su Finish e per essere certi che tutto sia andato correttamente possiamo aprire lo Start e cercare Git e possiamo vedere che ci è stata scaricata la Git Bash, Git GUI, Git CMD. Apriamo la Git Bash, che non è nient'altro che un terminale dal quale potremo runnare i nostri comandi di Git. In realtà non è obbligatorio utilizzare questa bash per runnare i comandi di Git, ma potremmo utilizzare anche il prompt dei comandi oppure una shell. Se andiamo a digitare il comando git-v, ci verrà fatta vedere la versione di Git che abbiamo installato. Stessa cosa sul terminale e stessa cosa nella shell. Quindi scegliete quello che preferite. Oltre a questi tre strumenti si potrà andare a utilizzare la console di Visual Studio, la console integrata. Anche qui andando a digitare, scusate, lo stesso comando, ci verrà mostrata la versione di Git. Allora, quello che ho fatto io è stato creare una cartella che si chiama Corso Git sul mio desktop. Al momento è totalmente vuota, quindi vi invito a fare lo stesso. E nel mentre io vado a chiudere tutti questi terminali che non ci servono più, perché andremo a lavorare esclusivamente su Visual Studio. Allora, la prima cosa che andiamo a vedere è come inizializzare una repository locale sul nostro computer. Per farlo, ci basterà aprire la console, che andiamo a pulire, aprire la nostra console e spostarci nel path giusto della nostra cartella. Quindi adesso la mia cartella si trova nel desktop e si chiama appunto corso git. Una volta che io ci sono dentro, posso andare a digitare il comando git init. Tramite questo comando ci viene inizializzata una repository vuota di git a questo path, appunto. Andando ad aprire questa cartella, andiamo a vedere che è stata generata una cartella che tecnicamente sarebbe non visibile, chiamata appunto git. Per visualizzare questa cartella vi basterà andare in Visualizza, Mostra, Elementi nascosti. Io adesso togliendo questa impostazione vedo sparire questa cartella, ma noi vogliamo poterla vedere, quindi attiviamo la visualizzazione degli elementi nascosti. Che cos'è questa cartella? Questa cartella contiene tutte le informazioni riguardanti questa repository a livello locale. Quindi in questa cartella Hooks, ad esempio, sono presenti i file che ci permettono di runnare tutti i comandi. Nelle varie cartelle invece ci sono i riferimenti alle varie branch, ci sono i puntatori, ci sono tutti i nostri commit, ci sono tutte le nostre modifiche. E dunque questa è la cartella che gestisce tutte le operazioni riguardanti il nostro Git. Ci sarebbe molto da dire, però per un'infarinatura iniziale in realtà non ci serve sapere che cos'è LED, come funziona e perché funziona. Vedremo tutti questi concetti scrivendo da terminale i comandi e vediamo un po' come funziona, ma senza andare nello specifico. Quindi possiamo chiudere questa cartella e come prima cosa andiamo a vedere appunto come funziona Git. Per farlo andiamo ad aggiungere un file alla nostra cartella che io chiamerò index.html e all'interno di questo index magari andiamo ad inserirci qualcosa, quindi magari gli cambiamo il title, scriviamo git, creiamo un H1 e faremo corso git. Poi magari possiamo creare un paragrafo che avrà un lorem ipsum, così. Salviamo. E come potete vedere, Visual Studio ci viene incontro dandoci una mano e vediamo che sulla sinistra il nostro file appena creato è di colore verde e ha una U alla sua destra. Passando su questa U vediamo che ci dice che il nostro file è untracked, quindi non è tracciato da Git. Per avere queste informazioni possiamo digitare anche il comando git status, che ci dà un po' lo stato attuale della nostra cartella. Ci dice che ci troviamo nel branch master, possiamo vederlo anche da qua a sinistra, ma questo discorso delle branch appunto lo posticipiamo più tardi. Non ci sono ancora commit, però ci viene detto che ci sono dei file non tracciati. In questo modo Git ci sta dicendo che lui non si sta ancora prendendo cura di questo file, che non sta ancora tracciando le sue modifiche. Per far sì che Git tracci le modifiche di questo file, andremo ad utilizzare un altro comando, che è uno dei comandi che userete più spesso, che è git add, e andiamo a scrivere il nome del nostro file che vogliamo prendere in considerazione. Diamo invio, git non ci dà nulla, e di solito
Se c'è qualcosa che non è andato a buon fine, Git ve lo mostra con un errore, alcuni sono anche molto fastidiosi, e riandando a digitare Git status, andiamo a vedere che l'output è un attimo cambiato. Siamo sempre sul branch master, non ci sono ancora commit, però ci dice che ci sono dei cambiamenti da essere committati. Ci dice, adesso riconosce che questo index.html è un nuovo file, e se andiamo a vedere anche qua, la U è diventata una A che sta per added. Ecco, cosa abbiamo fatto? Andando a vedere questa simpaticissima immagine, quello che abbiamo fatto è stato aggiungere un file alla nostra working directory, quindi nella nostra cartella. Tramite il comando add abbiamo aggiunto quelle modifiche alla staging area, chiamata anche index come preferite. Una volta che tutte le modifiche sono nella staging area, noi tramite un commit possiamo andare a salvare appunto queste modifiche nella nostra cartella locale.git, quella che abbiamo visto poco fa. Una volta che i nostri cambiamenti saranno in questa cartella, poi si apre tutto il discorso dei repository online tramite i quali noi potremo andare a pushare tutte le modifiche presenti localmente sul nostro computer, anche sul repository remoto, come può essere GitHub, che andremo a vedere più avanti. E quindi questo è un po' il workflow di come funzionano le cose. Noi al momento ci troviamo nella staging area perché abbiamo aggiunto un file e tramite GitHub l'abbiamo aggiunto appunto a quest'area. Quello che andremo a fare adesso è un commit. Perciò ci spostiamo nel nostro terminale, andiamo a digitare git commit, poi aggiungiamo un flag che è meno "-m", e questo meno "-m" ci permette di scrivere un messaggio. All'interno del messaggio, ad esempio, nel nostro caso sarà commit, magari first commit. Primo commit. Di solito quando si scrivono i commit si vanno ad utilizzare dei messaggi un po' più furbi di questo, dei messaggi parlanti, che fanno in modo che gli altri sviluppatori che lavorino con voi, già solo leggendo il messaggio di commit, si possano fare un'idea di quello che è successo. Ad esempio, in questo caso noi potremmo andare a scrivere che abbiamo aggiunto index.html. Così è inequivocabile ciò che siamo andati a fare. Diamo invio. Ci viene detto che è un file cambiato con 18 insertions. Se andiamo a vedere, il nostro codice ha 18 righe, quindi è stato aggiunto correttamente, è stato committato correttamente, scusate, e adesso riandando a digitare un git status, ci viene detto che siamo sempre sul branch master e che non abbiamo nulla da committare e che il nostro albero di lavoro è clean, è pulito. Adesso, ritornando al nostro schemino, dalla staging area abbiamo committato le nostre modifiche nella cartella locale.git. Adesso andiamo ad aggiungere altri file, come magari potrebbe essere uno style CSS o magari una seconda pagina che possiamo immaginare sia un about. Dunque, abbiamo aggiunto due file e abbiamo visto che, allora, puliamo la console. E andiamo a vedere come siamo messi con git status. Diciamo che adesso lui tiene d'occhio il fatto che ci sono due file untracked, quindi di cui git sta ignorando ancora le modifiche, e ci viene detto di includerli nel prossimo commit. Noi cosa andiamo a fare? Andiamo a utilizzare il comando git add, ma invece che andare a scrivere i nomi dei vari file uno ad uno, andiamo a digitare un punto. In questo modo, tramite questo comando, stiamo dicendo a Git di aggiungere, di fare l'add di tutti i file untracked che abbiamo nella nostra repository. Dunque, diamo invio e ridigitando Git status vediamo che entrambi i file sono stati aggiunti all'area di staging e adesso entrambi andranno committati. Quindi, digitiamo sempre un git commit-m e ops, ho sbagliato. Git commit-m e andiamo a scrivere che abbiamo aggiunto uno style CSS and about page. In questo modo chi andrà a leggere il nostro messaggio di commit saprà esattamente che abbiamo aggiunto lo stile e abbiamo aggiunto la pagina di about. Andiamo invio, andiamo a controllare come sempre tramite git status e a sto giro abbiamo commentato tutto, quindi non c'è nulla da commentare e l'albero di lavoro è di nuovo pulito. Dunque, ritornando al nostro schemino, noi adesso ci ritroviamo con tutte le nostre modifiche qua nell'head, salvato nella nostra cartella locale. Dunque, ora la prossima mossa sarà mostrarvi come creare una repository su GitHub in modo da poter tenere online il nostro lavoro e di poterlo condividere con il team, perché al momento tutte le modifiche che abbiamo fatto sono
esclusivamente sul nostro computer, il locale. Dunque, ci spostiamo qui, andiamo ad aprire una nuova tab, cerchiamo GitHub. E qua si apre il nostro GitHub. Nel caso in cui voi non aveste ancora un account, vi consiglio di farvelo, anche perché altrimenti non potreste lavorarci. E una volta che vi trovate qui, andiamo a premere su questo pulsante verde New e andiamo a creare una nuova repository. Questa repository si chiamerà, indovina un po', Corso Git. Incredibile. Andiamo ad aggiungere una descrizione, e la descrizione sarà repo online del corso Git YouTube, una roba del genere. Git lo scriviamo bene. Sarà pubblica, quindi sarà accessibile da chiunque. Chiunque su internet potrà vedere questa repo. Tu puoi scegliere chi potrà effettuare modifiche e fare commit. Poi andiamo a vedere che possiamo aggiungere un file README, che nel nostro caso non ci serve, quindi non lo aggiungiamo. E poi possiamo aggiungere un file.gitignore. Questo file ci permette di definire all'interno di esso, possiamo andare a scrivere il nome di quei file di cui vogliamo che Git non prenda considerazione dei cambiamenti. Quindi tutti i file scritti qua dentro potranno, anzi non potranno, non verranno presi in considerazione da Git, che appunto li ignorerà. Dunque, detto ciò, possiamo andare a creare il nostro repo. Aspettiamo che carichi e potete vedere che ci vengono mostrate due suggerimenti. Allora, nel primo caso possiamo creare un nuovo repository tramite la nostra command line e quello che ci fa fare è andare ad inizializzare localmente una repository e poi aggiungerla online. Quello che invece andremo a fare adesso sarà appunto pushare una repository esistente. Andremo tramite questo pulsante a copiare questi tre bei comandi, quindi premiamo. Poi ci spostiamo sul nostro Visual Studio e andiamo ad incollarli. Premiamo invio. Ci viene detto che questo remote esiste già, perché io off camera avevo già provato a vedere se questo comando fosse giusto, perché non me lo ricordavo, e non contavo sul fatto che ce lo proponessero loro. Dunque, voi dovreste vedere lo stesso output senza questa riga, perché appunto sul vostro computer non dovrebbe già esistere. Però, una volta fatto ciò, possiamo spostarci su Git, andiamo a aggiornare e vediamo che è stata creata una branch che si chiama main. Possiamo vederlo anche da qua, in basso a sinistra, main. E sappiamo cosa? Sappiamo che ci viene detto che Leonardo De Marco, quindi io in questo caso, è il nome del nostro secondo commit. Quindi abbiamo aggiunto style CSS e abbiamo aggiunto la pagina di about. A fianco ad ogni file andate a vedere il messaggio di commit dell'ultimo commit, appunto, che è andato a modificare quel file. Qui, ad esempio, index.html lo abbiamo modificato solo durante il primo commit, quello che aveva questo messaggio. Quindi a fianco ad index andiamo a vedere l'ultimo commit che lo vede protagonista. Invece, nel caso degli altri due, il commit di riferimento sarà il secondo, e quindi andiamo a vedere il messaggio del secondo commit che abbiamo effettuato. Torniamo sul nostro Visual Studio e vi faccio vedere quello che è stato fatto. Tramite questo comando abbiamo collegato la nostra repo locale con quella remota, e ok. E poi tramite questo comando git branch siamo andati a creare una nuova branch che abbiamo chiamato main in questo caso, e poi siamo andati ad utilizzare il comando git push origin su main. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i cambiamenti locali che si trovavano solo nel nostro local.git e tramite il comando push siamo andati a settare i nostri cambiamenti anche sulla repository online di GitHub. Quindi in questo momento il nostro codice, non il nostro codice, le nostre modifiche al codice sono state prima aggiunte nella nostra working directory, poi tramite add alla area di staging abbiamo committato. E dopo aver commentato abbiamo pushato online le nostre modifiche. Ora possiamo vedere magari ancora un attimo meglio come viene effettuato tutto ciò. Noi adesso magari ci spostiamo nella pagina di About, andiamo a dargli una piccola struttura, quindi anche qua About, magari un H1, che ne so, dicono di noi, questi soliti titoli che si leggono. Qua mettiamo un altro lorem e siamo a posto. Andiamo a salvare. E vediamo che Visual Studio ci dice che il nostro file ha ricevuto delle modifiche, modified. Noi a questo punto andremo ad effettuare il solito git add, utilizzo il punto perché non ho voglia di scrivere il nome del file, andiamo a committare
E andiamo a dire che abbiamo aggiunto about page structure, quindi abbiamo aggiunto la struttura di questa pagina. E dopo aver committato, andiamo tramite il comando git push a dire che vogliamo pushare su origin, quindi non in locale, quindi online, che cosa? Le modifiche della nostra branch. Quindi andiamo a scrivere il nome della branch su cui ci troviamo. Ho scritto git, quindi fammi modificare prima che non funzioni. Quindi git push origin è il nome della branch su cui ci troviamo. Diamo invio. Aspettiamo un secondo. Ci viene mostrato tutto il lavoro che viene fatto. E una volta fatto ciò, possiamo rispostarci su GitHub. Aggiornando, andiamo a vedere che esiste il nostro terzo commit. Vedete? Questo messaggio qui è il messaggio che siamo andati appena a scrivere. Bene, invece adesso andiamo ad introdurre il discorso delle branch, come funzionano, come si creano e a che cosa servono. Allora, noi adesso in questo momento siamo sul branch main che ha già queste modifiche salvate. Adesso noi immaginiamo di appunto voler aggiungere delle modifiche al nostro codice, ma vogliamo essere sicurissimi che lo stato attuale non venga modificato. Vogliamo avere un backup, diciamo, una sorta di backup di questo stato attuale delle cose. Dunque, torniamo su Visual Studio e possiamo pulire questa, ma soprattutto possiamo andare ad aprire una Git Bash direttamente da Visual Studio. E preferisco perché, come potete vedere, qua in azzurrino tra parentesi ci viene mostrata la branch in cui ci troviamo, quindi è più facile poi seguire la spiegazione. Dunque, come dicevo, noi adesso ci troviamo sulla branch main e dando un git status vediamo che non abbiamo. Ci dice che il nostro branch è up to date con origin main, quindi col branch online, e che il nostro albero di lavoro è pulito e non c'è nulla da committare. Dunque, noi adesso quello che vogliamo fare è andare a creare una branch nuova a partire da questa. Come abbiamo visto poco fa, un comando per creare una branch è git branch e poi il nome della branch. Quindi nel nostro caso potrebbe essere test, che ne so, una roba del genere. Premiamo invio. La branch è stata creata correttamente e adesso quello che dobbiamo fare è spostarci sulla branch che abbiamo appena creato. Come potete vedere, siamo ancora su main, quindi andiamo a digitare git checkout e andiamo a scrivere il nome della branch sulla quale ci vogliamo spostare, quindi test. Ci viene detto che abbiamo switchato su test ed effettivamente adesso siamo su test. Quello che dobbiamo fare adesso è pushare online questa branch perché al momento è presente esclusivamente sul nostro computer, solo in locale, come potete vedere, anche aggiornando. Nella lista delle branch abbiamo solo main. Dunque torniamo su Visual Studio e andiamo a digitare il comando git push origin test. Diamo invio e una volta che verrà pushata ci possiamo spostare di nuovo qui, aggiorniamo e vediamo che abbiamo anche la branch test. Switchando su questa andiamo a vedere che su entrambe le branch le modifiche sono esattamente le stesse, quindi lo stato dei file non cambia in alcun modo. Torniamo di nuovo su Visual Studio e adesso vi mostro un altro comando tramite il quale possiamo unire questo git checkout e questo git branch. Allora, prima di tutto vi mostro il comando git switch che ci permette di switchare appunto da una branch all'altra. Un po' come checkout, potete utilizzare quello che preferite, io per completezza ve li faccio vedere entrambi e quindi andiamo a tornare sul nostro main. Quindi con git switch siamo tornati sul branch main e da qui vogliamo crearne uno nuovo. Quindi vado a scrivere git checkout, aggiungo il flag -b e vado a creare una branch che si chiama test 1. Runnando questo comando, quello che andiamo a fare è creare esattamente una branch e poi farci il checkout dentro. Quindi premendo invio, viene creata. Ah, aspetta, ho scritto male checkout, non me ne ero accorto. Checkout. Dando invio, viene creata e switchata sulla stessa branch, quindi due comandi in uno, per intenderci. Una volta qui dovremo riandare a pushare su origin la branch appena creata. Voilà.
Torniamo su GitHub, aggiorniamo e vediamo che è stata aggiunta anche la branch test 1. Bene, adesso andremo a lavorare in questa branch. Quindi, che ne so, prendiamo lo style CSS e andiamo a dire che tutto l'HTML avrà un background color bruttissimo rosso. Andiamo a fare questa modifica. Git ci mostra che questo file è modificato. Possiamo andarlo a vedere anche tramite il nostro git status. Viene detto che è stato modificato questo file. Noi quello che andiamo a fare è solito git add, git commit, meno m, e andiamo a dire che abbiamo aggiunto dello stile. Diamo invio e adesso andiamo a pushare online le nostre modifiche. Premiamo git push e ci viene detto che la branch su cui siamo, test 1, non ha il suo upstream branch. Quindi, per occorrere a questo errore, ci basterà copiare il comando che ci suggerirà direttamente git. Che io non posso copiare, quindi andremo a digitarlo a mano, git push meno meno set meno upstream origin, quindi online di test 1. Andiamo invio, le nostre modifiche vengono pushate online e adesso vi mostro che, riaggiornando, noi adesso ci troviamo in test 1 e lo style.css presenta il nostro ultimo commit, ma se noi torniamo nella branch main, il nostro file CSS ha ancora il commit precedente. Per vedere meglio queste modifiche, in realtà ci conviene magari andare a creare un nuovo file, prova.html, lo salviamo, andiamo ad aggiungere le modifiche, a committarle, added prova. E poi andiamo a pushare. A questo giro basterà git push perché abbiamo già settato l'upstream di questa branch. Torniamo di qua, aggiorniamo e vediamo che su main, il branch su cui siamo adesso, abbiamo solo tre file. Invece, spostandoci su test 1, esisterà anche il file prova.html. La stessa cosa può essere mostrata dalla cartella del progetto. Questa è la nostra cartella. Noi, rimanendo su test 1, vediamo anche il file prova. Se andiamo a fare un git checkout su main, apriamo la nostra cartella e il file prova è sparito. Dunque, questo piccolo concetto, che in realtà piccolo non è, ma è essenziale, è per farvi capire appunto a cosa servono le branch e perché sono così utili. Noi sul nostro branch main abbiamo il nostro codice di cui siamo sicuri e di cui vogliamo tenere un backup. Invece, switchando su un'altra branch, possiamo tenere delle modifiche in più. Vi mostro inoltre un'altra feature del comando git checkout. Andando a premere git checkout meno, ci sposterà sulla branch precedente, sulla branch su cui eravamo prima. Quindi nel nostro caso ci riporta su test 1. Stessa cosa, andiamo su main ed è un gatto che si rincorre la coda, però è molto comodo. Se switchate tra due branch e non avete voglia di scrivere il nome, specie se il nome della branch magari è parecchio lungo ed è facile da sbagliare nel digitarlo. Ok, adesso vediamo cosa succede se proviamo a cambiare branch con delle modifiche da committare. Allora, siamo sulla nostra branch main, quindi ci spostiamo magari su test. Andiamo su test e prendiamo il nostro prova e andiamo ad aggiungergli una struttura. Salviamo e se adesso io provassi a cambiare branch e tornare su main, quello che mi viene detto è che ci sono dei cambiamenti locali e che dovrei committarli o stasharli, vediamo più avanti cosa vuol dire questo stash, prima di switchare tra le branch, quindi aborting del nostro comando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se abbiamo delle modifiche sia nella nostra working directory, quindi modifiche da aggiungere, utilizzare add oppure modifiche nella nostra staging area, non possiamo cambiare branch. Dunque, in questo caso, potete vedere git status, ci viene detto che appunto ci sono dei cambiamenti non stage per il commit. Noi adesso basterà andare a fare git add
git commit meno m. Andiamo a dare un file, quindi prova structure, quello che abbiamo fatto. Ok, e adesso anche se non andiamo a pushare, l'importante è che i nostri cambiamenti non si trovino né qui e né nella staging area, ma nel momento in cui si trovano in head, allora noi siamo liberi di poter cambiare branch. Quindi i nostri cambiamenti non devono per forza arrivare online prima di poter switchare tra le branch. Noi adesso, andando a premere git checkout meno, verremo switchati su main tranquillamente. Ne approfitto di questa piccola regola che ci impone git, ovvero di non poter switchare se l'albero di lavoro non è pulito. Quindi ritorniamo su test e ne approfittiamo appunto per, vabbè, andiamo a fare altre modifiche, quindi che ne so, torniamo su index, aggiungiamo ad esempio un div con dentro un altro, una lista con una serie di LA in questo modo. Salviamo. Poi magari andiamo ad effettuare un'altra modifica, come può essere un altro file di stile, totalmente a caso, non importano le modifiche, le faccio giusto per farle. Salviamo. Poi, allora, innanzitutto possiamo andare a chiudere la PowerShell di prima. Niente, ho sbagliato. Allora, riapriamo. Pardon. Riapriamo. Rimaniamo solo con la nostra bash. Siamo in test 1. Diamo un git status. E vediamo che nel branch test 1 ci sono delle modifiche, quindi il nostro albero di lavoro non è pulito. Questo non ci permetterebbe di switchare tra una branch e l'altra. Come possiamo fare? Appunto, ne approfitto per mostrarvi determinati comandi. Uno di questi ci viene mostrato qui, che è git restore. E cosa fa questo git restore? Noi possiamo andare a digitare git restore. È il nome del file, quindi index.html. Così facendo, ridando un git status, come potete vedere, appunto, le modifiche sul nostro index sono sparite. Abbiamo restaurato il nostro file alla versione precedente, quindi alla versione senza le modifiche, e ci rimane solo appunto il nostro about. Noi adesso faremo un git add.git commit meno m. E diremo che abbiamo aggiunto added about CSS. E a questo punto, una volta che le nostre modifiche non si trovano più né nella nostra working directory né nell'area di staging o index, possiamo andare a fare il git checkout su un'altra branch. Adesso torniamo su test, andiamo a fare delle altre modifiche ad index, quindi andiamo a creare un altro paragrafo con un altro lorem, salviamo, andiamo a vedere con git status come siamo messi, solita roba. Noi magari abbiamo anche già fatto un git add e quindi le nostre modifiche si trovano nell'area di staging. Adesso andiamo a usare git status e vediamo che ci viene suggerito un altro comando, in realtà è lo stesso, è sempre git restore, ma con un flag. Questo flag ci permette di andare a togliere dall'area di staging questo particolare file. Quindi se noi andiamo a scrivere git restore meno meno staged e andiamo a dire sempre index.html, quello che succede è che appunto il nostro file, le modifiche sul nostro file, dall'area di staging tornano indietro. Una volta indietro, come potete vedere, possiamo riutilizzare il comando di prima, quindi sempre git restore. Andiamo ad eliminare il flag staged, perché adesso queste modifiche qua non si trovano più nell'area di stage. E dunque, riandando a utilizzare il comando git status, vediamo che il nostro albero di lavoro è pulito. Quando il nostro albero di lavoro è pulito, allora possiamo procedere con il checkout da una branch all'altra. Ora che anche questo concetto è più chiaro, andiamo a vedere un altro comando che si chiama git branch, che in realtà abbiamo già visto perché era una branch nuova, però senza indicare il nome di una branch, quindi solo con git e branch, ci verrà mostrata la lista delle branch che abbiamo creato. Adesso quello che andremo a vedere è come poter eliminare una branch sia in locale che in remoto. Allora, per quanto riguarda il remoto, adesso noi magari decidiamo di eliminare questo branch test. Per
quanto riguarda l'eliminazione del branch in remoto, noi potremmo farlo direttamente da GitHub, andando a premere qui, sulle branch, sulle nostre branch, ci vengono mostrate appunto la branch di default, che è main, le nostre branch e le branch attive. Noi volendo potremmo prendere test ed eliminarla. In questo modo, per quanto riguarda il repository online, test non esiste più. Adesso andiamo a fare un restore perché vi voglio mostrare come poterla eliminare direttamente da codice. Dunque, ci spostiamo sul nostro Visual Studio, ci spostiamo sulla branch test. E adesso che siamo su test, possiamo andare a digitare git push origin, aggiungiamo il flag meno meno delete e poi diciamo appunto che vogliamo eliminare test. Diamo invio. Ci ha detto che a questo link, quindi nella nostra repo online, è stata cancellata la branch test. Adesso spostandoci di qua, diamo un piccolo riavvio e vediamo che rimane solo la branch test 1. Dunque è stata eliminata correttamente. Adesso vediamo come poterla eliminare anche localmente, perché comunque digitando git branch, crunch certo, git branch, la branch di test è ancora disponibile localmente. Quello che dovremmo andare a fare per eliminarla è git branch meno d maiuscola e poi il nome della branch da eliminare. Non ci permette di farlo, questo perché dobbiamo effettuare il checkout prima su un'altra branch, quindi andiamo su main e poi ridigitiamo git branch meno d e test. Diamo invio. Ci viene detto che la branch test è stata eliminata e per esserne sicuri, ridiamo un git branch e vediamo che nella lista delle nostre branch è presente solo main e test 1. Quindi questi sono i due metodi con cui possiamo eliminare una branch sia online che localmente. Successivamente adesso andremo a vedere come possiamo effettuare il merge di due branch. Dunque, noi sappiamo che attualmente, se andiamo su code, possiamo vedere che nel branch main abbiamo questi tre file, mentre su test abbiamo quattro file, abbiamo delle modifiche in più. Quello che vogliamo fare adesso è allineare queste due branch, quindi immaginiamo che lo sviluppo di questa nuova feature incredibile che è la pagina di prova sia completata e adesso vogliamo portare tutte queste nuove modifiche anche sul nostro branch principale main. Come facciamo? Innanzitutto ci andiamo a spostare nella branch main, quindi la branch che deve ricevere i cambiamenti. Ma noi siamo già qui, quindi non faremo nulla. E semplicemente andiamo a digitare il comando git merge e poi successivamente andiamo a scrivere il nome della branch dalla quale vogliamo prendere appunto i cambiamenti in più. Quindi nel nostro caso si chiama test 1. Diamo invio. E come potete vedere, localmente è stato aggiunto il file prova.html. Quindi adesso noi andando a fare il checkout su master. No, scusatemi, su test, non esiste neanche master. Su test vediamo che appunto siamo totalmente allineati. Torniamo a main. Però andando su GitHub, purtroppo online i nostri cambiamenti non sono stati aggiornati. Su test abbiamo un file in più, su master no. Per farlo è molto semplice, dopo aver effettuato il merge, ci basterà fare un git push origin di main. Pushando online questo branch con le nuove modifiche, andiamo ad aggiornare e adesso su main avremo anche il nostro prova e il nostro about CSS. Ok, ora che abbiamo visto tutto ciò, vi voglio introdurre un nuovo concetto che è il git stash. Cosa ci serve il git stash? Git stash ci permette di mettere da parte le nostre modifiche. E ci può tornare utile in un caso d'uso come magari quello precedente. Quindi, cosa intendo? Noi adesso ci mettiamo sulla branch di test. Adesso al momento le due branch sono allineate, quindi possiamo switchare tra una e l'altra. Ma immaginiamo di andare a fare dei cambiamenti incredibili in questo file. Quindi magari aggiungiamo un titolo, bla bla. Poi magari aggiungiamo un altro P, solite robe. Salviamo e in questo momento, come abbiamo visto prima, non potremmo switchare tra le branch. Infatti, andando a dare un git status, andiamo a vedere che ci sono dei cambiamenti, delle modifiche. Tornando al nostro git stash, noi andando a digitare git stash,
È come se andassimo a mettere da parte le modifiche appena fatte. Infatti, git status ci mostra che non ci sono modifiche. Infatti, il nostro codice è tornato allo stato precedente. E quindi che è successo? Git stash prende le nostre modifiche e le mette da parte. Dove le mette da parte? Le mette da parte in un array. E andando a premere git stash list, andiamo a vedere la lista di tutti gli stash che abbiamo effettuato. Quindi in questo caso all'indice 0 ci sono le modifiche che abbiamo appena effettuato. Noi adesso siamo liberi di fare un git checkout su un'altra branch, perché non abbiamo appunto modifiche. Ma se volessimo ritornare su test, possiamo farlo. E se volessimo riprendere le modifiche che abbiamo appena scartato, ci basterà utilizzare git stash pop. In questo modo, come potete vedere, tutte le nostre modifiche tornano al loro essere. Ridiamo un git status, non qua però, ma nella console. Ridiamo un git status. E appunto le nostre modifiche sono qui. Quando ci può essere utile questo comando, magari nel caso d'uso in cui stiamo lavorando qui su test, il nostro boss ci dà il compito di fare un hotfix magari in produzione, quindi appunto ci dobbiamo spostare su master, ma non possiamo. Quindi utilizziamo git stash, ci spostiamo di branch, andiamo su main a fare la nostra hotfix di turno, quindi magari vogliamo va aggiunto del testo qui. Noi lo facciamo, salviamo, poi vabbè, simuliamo anche il commit, quindi git commit meno m e lo chiamiamo hotfix. Perfetto, possiamo anche pusharla. Sì, push, certo. Git push, possiamo anche pusharla. Fatto quel che dovevamo fare, andiamo sulla branch su cui stavamo lavorando prima di questa richiesta. Quindi andiamo su test 1 e adesso appunto abbiamo bisogno di riprenderci i cambiamenti effettuati fino a poco fa, quindi utilizziamo stash pop e rieccoci con le nostre modifiche. Come abbiamo già visto, possiamo andare a vedere la lista dei nostri stash, che al momento è vuota perché non ne ho effettuati, però andando a stashare queste modifiche, ah, non ce ne sono, giustamente, quindi andiamo a salvare. Vediamo con git status che adesso ci sono le modifiche. Andiamo a fare un git stash. Andiamo ad aprire la lista di stash. E appunto vediamo tutti gli stash effettuati. Per pulire questa lista possiamo utilizzare il comando git stash clear. In questo modo, riaprendo la list, sarà vuota. Questo comando è molto utile in un caso d'uso come quello appena descritto, in quanto se abbiamo delle modifiche, abbiamo fatto molte modifiche, dobbiamo per forza switchare di branch, non vogliamo perdere tutto ciò che abbiamo fatto con fatica e sudore. Questo comando ci permette di metterle da parte, che secondo me è la metafora più adatta per capire quello che fa. Mettiamo da parte le modifiche, ci spostiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Poi ritorniamo e abbiamo modo di poter riprendere le modifiche esattamente come le abbiamo lasciate. Dunque, arrivati a questo punto, abbiamo visto come inizializzare una branch, come inizializzare una repository, sia in locale che online. Abbiamo visto a cosa servono i comandi git add, git commit e git push e come si usano. Abbiamo visto cosa sono le branch, come switchare tra le branch, quando si può fare e quando no. Abbiamo visto come mettere da parte i cambiamenti per switchare da una branch all'altra. E adesso andiamo a vedere come andiamo a gestire, diciamo, il lavoro in team e andiamo a simulare il fatto che uno dei nostri colleghi, magari sulla stessa repository, magari ha creato una nuova branch e ci ha fatto delle modifiche. Noi successivamente avremo bisogno di quella branch per andare a lavorarci anche noi e quindi andiamo a vedere come poter accederci e come funziona appunto questa parte. Noi adesso al momento siamo su main, il nostro albero di lavoro abbiamo detto che git status, abbiamo detto che è tutto pulito. Per simulare ciò ci spostiamo su GitHub, andiamo a creare una nuova branch direttamente da qua, che chiameremo prova da eliminare, anzi prova che così è più veloce da scrivere. Branch source ci mostra da che branch andrà a staccare quest'altro ramo. Quindi, adesso stiamo simulando il fatto che un nostro collega abbia creato
questa branch prova e all'interno magari ha fatto dei cambiamenti. Noi in questo caso andiamo ad aggiungere un readme e andiamo a committare la creazione di questo readme. Ok, quindi noi adesso nel nostro progetto non abbiamo né questa branch nuova, andando a digitare git branch, tra la lista delle nostre branch non esiste la branch creata dal nostro collega, e soprattutto non vediamo il readme, perché appunto non è ancora stato aggiunto. Come facciamo per raggiungere questa branch? Innanzitutto vediamo che se proviamo a fare il checkout a prova, git ci dice che prova non matcha nessun file o files conosciuti da Git. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è utilizzare il comando git fetch e vediamo che appunto ha trovato questa nuova branch. Se adesso noi andiamo nella lista delle branch, non sarà ancora presente. Per farlo dovremo effettuare il checkout, quindi dovremo switchare di branch a prova. E in questo modo lui però a sto giro l'ha vista e ha anche settato l'upstream. Ora quindi noi ci troviamo su prova e vediamo il bel readme. A questo punto nessuno ci vieta di effettuare delle modifiche, possiamo aggiungerle, committarle. Diamo prova come messaggio e andiamo a pushare. Andiamo sul nostro GitHub, aggiorniamo e vediamo che il README è stato modificato. Ah, ottimo. Adesso invece simuliamo il fatto che appunto il nostro collega prenda il README, lo vada a modificare, quindi ci va ad aggiungere una grossa risata e lui committa i cambiamenti al nostro README. E noi ovviamente questi cambiamenti locali non li vediamo, perché si trovano solo sulla macchina del nostro collega e sul nostro repository online. Come facciamo a prendere i cambiamenti? Beh, per prendere i cambiamenti ci basterà utilizzare il comando git pull origin, quindi remoto, e poi il nome della branch che vogliamo pullare. Quindi, effettuando il pull, lui come vedete trova 5 cambiamenti nel readme e compare la nostra grassa risata anche qua. Quindi abbiamo visto il modo in cui possiamo andare a prendere dal repository online delle branch create da altri componenti del team, come andiamo a prendere le modifiche su quel branch, perché magari non è un branch in cui lavorate esclusivamente voi, ma c'è appunto del lavoro di gruppo. È molto importante, prima di andare ad effettuare delle modifiche, essere sicuri di essere up to date con le modifiche effettuate dagli altri. E quindi, come prima cosa, quando vi spostate in un branch in cui non lavorate solo voi, vi consiglio di fare un bel pull. In questo caso noi l'abbiamo già fatto, quindi ci dice che siamo already up to date e possiamo andare a lavorare. Adesso il prossimo argomento che andremo a vedere sarà la gestione dei conflitti. Questi conflitti spesso vengono fuori quando andiamo a lavorare su un file che magari è stato modificato dal nostro collega. E noi andiamo a effettuare delle modifiche su questo file senza prima però utilizzare il comando pull per ricevere dal repository online i cambiamenti che sono appunto stati pushati dal nostro collega. Quindi cosa facciamo noi? Facciamo le nostre modifiche e poi andiamo a ripushare lo stesso file che però non comprende le modifiche effettuate prima dall'altro tizio. Questo cosa comporta? Appunto dei conflitti. Alcune volte Git riesce a fare un auto-merge, quindi riesce a mergiare, nonostante magari noi non abbiamo effettuato il pull, però molto spesso invece, non sapendo come muoversi, ci mostra questi conflitti e saremo noi a doverli risolvere. Per mostrarvi cosa intendo, andiamo su GitHub e andiamo sempre a modificare il nostro file readme. Il fatto di modificare il readme vale come modificare qualsiasi altro file, solo che a me viene comodo poterlo fare direttamente dal browser per simulare appunto l'intervento di una persona esterna. Quindi immaginiamo che il nostro collega appunto abbia modificato questo file readme e poi ha fatto delle modifiche del collega. Quindi immaginiamo che appunto il nostro collega si sia messo qua in mezzo e che abbia voluto fare delle modifiche, che saranno, che ne so, modifiche del collega in questo modo, e poi ha committato e pushato online. Quindi adesso noi
Nella branch prova abbiamo il README che è a questo commit appena effettuato appunto 11 secondi fa. Ottimo, noi invece ci ritroviamo qua, sempre nella branch di prova sul nostro Visual Studio, e sempre qua in mezzo, però magari stiamo facendo qualcos'altro e abbiamo le nostre modifiche. E abbiamo finito di fare modifiche, non mofiche. Le nostre modifiche. Salviamo. E a questo punto, avendo salvato, dobbiamo fare un git add. Vogliamo andare a committare le nostre modifiche. Il commit si chiamerà conflitto perché è quello verso cui stiamo andando. E proviamo a fare un push di questa nostra branch. Ci mette un secondo perché esattamente ci sta per dire che è stato rejectato questo nostro comando. Ci viene detto che prova, per pushare su prova, dobbiamo prima fetchare. Quello che lui ci sta dicendo appunto è che esistono dei cambiamenti di cui non abbiamo tenuto prova. Lui ha provato a pushare, però non possiamo farlo. Quindi cosa andiamo a fare? Tramite git pull vogliamo prendere dal repository online appunto queste modifiche di cui non stiamo tenendo conto. Le pulliamo ed eccoci qua. Git ci dice che ha provato a fare l'automerge del README, però c'è un conflitto. Ci dice risolvi i conflitti, fixa i conflitti e poi puoi committare il risultato. Dunque, come funziona? Su Visual Studio, ma in generale su qualsiasi file, su Visual Studio è più facile perché vi aiuta, potete accettare solo i cambiamenti vostri, accettare i cambiamenti che arrivano dal repository, accettarli entrambi e compararli. Quello che dobbiamo andare a fare comunque è, prima di andare a mergiare, eliminare questi due simboli. Add sta per le modifiche locali e questo qua è il codice del commit che invece stiamo andando a pullare. Quindi queste sono le modifiche del collega e queste sono le nostre modifiche. Quello che andremo a fare sarà eliminare questi simboli e decidere se vogliamo tenere le nostre modifiche o le modifiche del collega. In questo caso le vogliamo tenere entrambe perché ci servono entrambe. Quindi risolviamo, salviamo e a questo punto possiamo fare un git add, git commit. Solved conflicts e a questo punto finalmente potremo fare il nostro push che adesso andrà a buon fine e che quindi andando su GitHub potremo riaggiornare e vedremo che abbiamo risolto i conflicts. Quindi adesso il nostro README, se proviamo ad andarlo a modificare, contiene sia le nostre modifiche che le modifiche del collega. Questo è il motivo per cui poco fa vi dicevo che una volta switchata su una branch, specialmente se non ci lavorate da tempo, è essenziale fare un git pull. Perché? Perché questo vi eviterà dover risolvere mille conflitti, a volte fastidiosi, a volte meno. Questo esempio che abbiamo fatto, ad esempio, era molto stupido, però a volte capita che in codici complessi alcuni conflitti siano un po' ostici da dover risolvere. E quindi un'ottima prassi è quella di spostarsi su una branch, pullare, vedere, o almeno provare a pullare per vedere se c'è qualche modifica online che ci siamo persi, e una volta che siamo up to date, allora lì iniziare con le modifiche. Un'altra cosa da dire sul git pull è che è impossibile effettuare un git pull se il nostro albero di lavoro non è pulito. Ad esempio, andiamo a fare delle altre modifiche, ci mettiamo un'altra bella risata. Non so perché questa cosa la risata, ma boh, è facile da scrivere. Dunque, committiamo, facciamo sempre finta di essere il nostro collega che committa sto README benedetto. Torniamo sul nostro Visual Studio e magari abbiamo fatto appunto robe strane. Salviamo. Andiamo con git status a vedere che il nostro albero di lavoro non è pulito. E se adesso noi provassimo a fare un bel pull, sempre di prova. Come potete vedere, Git ci dice di per favore committi i tuoi cambiamenti o stasciali prima di mergiare. Quindi ha bloccato il nostro comando e noi adesso quello che andremo a fare sarà un restore, perché queste modifiche non ce ne frega nulla, del file readme.md. Così facendo eliminiamo tutte le modifiche e possiamo fare il nostro pull da origin di prova. E voilà.
Adesso invece andremo a vedere come possiamo fare quando su una branch abbiamo determinati commit ed uno di questi commit ci serve su un'altra branch. Cosa intendo? Magari sulla nostra branch di prova adesso abbiamo effettuato un tot di commit, però per un motivo o per l'altro andiamo a fare il checkout su un'altra branch che chiameremo prova 2. E quindi adesso noi su prova 2 andiamo a fare tutta una serie di cambiamenti. Come al solito ridiamo a crepapelle come dei matti. Andiamo a fare l'add e il commit di queste risate a crepapelle. Sbagliato con gli apici. Perfetto. E andiamo a pushare. Giustamente non abbiamo ancora settato l'upstream di questo branch, quindi lo andiamo a fare e andiamo a pushare. Adesso poi magari possiamo fare anche diversi commit, non lo so, quindi magari possiamo andare a copiare questo, possiamo appunto aggiungerlo e committarlo. Meno M, altre modifiche. Magari lo scriviamo. Vabbè, niente. Per fortuna abbiamo dimenticato il meno, quindi meno M, altre modifiche. Poi facciamo su prova. Poi facciamo l'ennesima modifica, quindi prendiamo tutto così com'è. E chissà per quale motivo lo andiamo a ricollare, quindi poi facciamo un altro commit. E ok, altro commit. Ottimo, a questo punto andiamo a fare il push, prova 2, e adesso tutte le nostre modifiche sono online. Quello che però vogliamo fare è magari, innanzitutto per vedere la lista dei nostri commit ci basterà fare git log e qua vedremo tutti i log che abbiamo fatto. Ok? E adesso vediamo che il branch di prova è rimasto qui, mentre noi nel branch prova 2 abbiamo aggiunto questi altri due commit, ok? Quello che vogliamo fare adesso è prendere solo questo commit e portarlo all'interno del branch prova. Per farlo andremo a copiare il codice hash del nostro commit che vogliamo appunto portare su prova. Poi per uscire da qui basta premere la lettera Q. Andiamo a fare il checkout. Checkout su prova e quello che andremo a fare si chiama cherry picking, quindi il comando è cherry pick incollando poi il codice hash del commit che vogliamo portare. Adesso noi ci rimettiamo qua e premendo invio, come potete vedere, abbiamo preso nella nostra branch solo il commit delle risate a crepapelle. Quindi adesso andando a rigettare git log, vediamo che prova adesso è allineata su questo commit. Quindi adesso diamo Q. A questo punto andiamo a fare un git add e un git commit. Quindi cherry pick effettuato. E andiamo a pushare. Adesso così facendo possiamo vedere che nel nostro branch prova, abbiamo il commit di risate a crepapelle che prima avevamo solo nel branch copia 2, prova 2, scusate, e se ci spostiamo su prova 2 vediamo invece che qui ci sono ulteriori modifiche perché qua siamo un commit avanti. Dunque, questo che abbiamo appena visto si chiama appunto cherry pick e ci può tornare parecchio utile in alcune circostanze in cui magari vogliamo prendere solo determinate modifiche da un branch all'altro e tramite questo comando, molto facile da usare, possiamo appunto prendere solo quelle determinate modifiche e portarle sul nostro branch su cui stiamo lavorando. E adesso, dopo aver visto cos'è il cherry picking e come funziona, andiamo a vedere come poter modificare un messaggio di commit. Adesso noi spostiamoci sul nostro Visual Studio e sempre su prova
andiamo ad eliminare tutte le risate perché mi hanno stufato. Salviamo, diamo GitHub, git commit. Nel mentre che scriviamo il messaggio, quindi risate eliminate, facciamo finta che ci scappa il dito e abbiamo scritto il messaggio di commit in questa maniera. Per modificare il messaggio del commit, ci basterà riscrivere il comando git commit, aggiungendo il flag meno meno amend in questo modo, poi meno m, e possiamo andare a riscrivere il messaggio esattamente come andava scritto inizialmente, senza errori. Diamo invio e a questo punto possiamo fare il push e digitando un git log vediamo che il commit è stato pushato con il messaggio corretto. Possiamo fare la prova del 9 andando switchando su prova qui e il nostro readme, l'ultimo commit, ha il messaggio scritto correttamente. Questo comando non è essenziale da conoscere, però può tornare utile sempre nel lavoro in team. Magari ci siamo resi conto che il nostro ultimo messaggio di commit è scritto da cani o semplicemente non si capisce nulla di quello che abbiamo fatto, è troppo generico, che ne so, robe del genere. E con questo semplice flag riusciamo ad aggiustare la situazione. E a questo punto, sempre parlando di commit, quello che vorrei mostrarvi adesso invece è che cosa sono i tag e come si inseriscono. I tag sono delle informazioni aggiuntive che noi possiamo dare al nostro commit. Non servono a nulla in particolare se non ad avere una chiarezza maggiore rispetto a quello che quel commit rappresenta. E dunque adesso vi mostro come aggiungere questi tag. Dunque, noi adesso immaginiamo che questo nostro ultimo commit, quindi risate eliminate, sia il commit del quale andremo a fare una release in questo esatto momento. Noi che cosa andiamo a fare? Usciamo da questo git log e utilizziamo il comando git tag e che ne so, lo chiamiamo release 1, la prima release. Diamo invio e adesso ridigitando git log possiamo vedere che il nostro ultimo commit, risate eliminate, ha questo tag release 1. Come potete vedere, non cambia assolutamente nulla a livello di codice, a livello di lavoro, ma è semplicemente un'informazione aggiuntiva che vogliamo magari dare allo storico dei nostri commit. Se vogliamo dare un tag, non per forza l'ultimo commit, possiamo, ad esempio questo, salvarci il codice hash del commit e andiamo a digitare git tag, diamo il nome, che ne so, invece questo sarà prod, e poi il codice hash del commit. Ridigitiamo git log e come potete vedere questo commit ha il tag che abbiamo appena inserito. Ripeto, questi tag non sono nulla di incredibile, non vi svolteranno la vita, ma magari a qualcuno possono servire perché magari sul posto di lavoro è necessario aggiungere per i vari commit, specialmente quelli importanti come può essere questo qua della release, che poi vabbè, noi non stiamo facendo la release di assolutamente nulla, però in un progetto vero possono tornare utili ed è meglio sapere un comando in più piuttosto che un comando in meno. A questo punto puliamo la console. Puliamo la console. Ah, perché scrivo clean invece che clear. Ok, perfetto. Il prossimo argomento che invece andremo a trattare adesso sarà il comando git rebase. Questo comando è particolarmente potente e ci permette di effettuare diverse operazioni. Possiamo eliminare dei commit, possiamo cambiare il messaggio dei commit, possiamo fondere due commit. E dunque è molto potente, molto utile ed è giusto che lo conosciate. Per vedere queste modifiche possiamo, allora innanzitutto siamo sempre su prova, ci spostiamo nel file index e magari appunto, eliminiamo un po' di lorem. Salviamo GitHub, git commit e andiamo a scrivere commit 1. Poi prendiamo, lo duplichiamo così 1000 volte e andiamo a fare GitHub, git commit 2. Quindi a questo punto andiamo a digitare git status e vediamo che il nostro albero di lavoro è pulito perché abbiamo committato tutte le modifiche e a questo punto decidiamo di voler eliminare gli ultimi due commit. Come facciamo? Utilizziamo rebase meno i.
In questo modo ci verrà aperto il Vim. Che cos'è il Vim? Questo Vim è un editor di testo particolare, estremamente potente, che ci permette di effettuare diverse operazioni. Innanzitutto, per poter interagire con esso, bisognerà premere il tasto I e da questo momento possiamo andare a modificare e a scrivere all'interno dell'editor. Cosa possiamo fare? Allora, lasciando questo comando pic, cosa vuol dire? Usa il commit, quindi rimane tutto esattamente così com'è. Quello che noi adesso vogliamo andare a fare è rimuovere il commit. Quindi possiamo farlo in due maniere. Possiamo o spostarci ed eliminare del tutto il commit, in questo modo, oppure modificare il comando pick ed utilizzare il comando drop, oppure solo la D. In questo modo, abbiamo eliminato entrambi i commit. Per vedere il risultato dovremo premere il tasto ESC in alto a sinistra nella vostra tastiera. A questo punto dovremo fare due punti, vedete qua in basso abbiamo fatto due punti, e per uscire digitare la lettera Q. Diamo invio e ci dà un errore perché giustamente non abbiamo salvato le modifiche, quindi dobbiamo fare due punti, la W che sta per salva e la Q che sta per esci. Quindi adesso stiamo salvando ed uscendo da questo editor. Come potete vedere, i nostri commit sono spariti. Se noi andiamo a dare git log, vediamo che l'ultimo commit è risate eliminate, quello che abbiamo usato poco fa per aggiungere il tag. Ma rimuovere dei commit non è l'unico scopo del git rebase, possiamo addirittura unire due commit. Cosa intendo? Intendo che, allora, innanzitutto usciamo da qua. Puliamo. E andiamo ad effettuare due modifiche. Come al solito, non importa quali sono, l'importante è solo andare a modificare i file. Dunque facciamo git add, scriviamo un nuovo commit che anche questa volta come messaggio avrà commit 1. Poi andiamo ad effettuare altre modifiche. Scriveremo di nuovo git add, faremo git commit 2. E a questo punto possiamo andare a ridigitare git rebase-b. Ci si aprirà davanti il Vim e questa volta vorremmo andare a fondere gli ultimi due commit che abbiamo appena effettuato. Per farlo andremo ad utilizzare il metodo fixup con la lettera F che, come c'è scritto qui, andrà ad unire i due commit ma terrà il messaggio del primo. Quindi noi premiamo la lettera I per interagire con l'editor. E successivamente andiamo a cancellare il comando pic e lo sostituiamo con la F. A questo punto sappiamo che i due commit verranno fusi e che verrà tenuto solo il messaggio di commit del primo, e dunque ne approfittiamo per andare a modificarlo. Per farlo andremo a utilizzare il metodo reward con la lettera R, che vediamo qui, che usa il commit ma edita il suo messaggio. Quindi andiamo a utilizzare appunto la lettera R. Per uscire premiamo ESC e digitiamo due punti, V per salvare, Q per uscire. Ci si aprirà un'altra pagina del Vim, dentro la quale dovremo andare a scrivere il nuovo messaggio di commit. Quindi possiamo cancellare questo e possiamo andare a scrivere ad esempio un solo commit. Ho sbagliato, ok. Per uscire non premiamo invio come ho fatto io, ma di nuovo ESC due punti V per salvare, Q per uscire. A questo punto il commit è stato effettuato. Digitiamo un git log e vediamo che l'ultimo commit è appunto quello che abbiamo appena scritto noi. Contiene entrambe le modifiche, quindi il testo tagliato e il titolo duplicato. E a questo punto quindi possiamo procedere ad effettuare un git push. E una volta che il commit è online, ci spostiamo su GitHub per andare ad esplorare un nuovo concetto molto importante per quanto riguarda il lavoro in team. Dunque, analizziamo un attimo la situazione che ci si pone davanti. GitHub ci dice che questa branch è 19 commit avanti a main. Adesso, volendola trasferire in una situazione di vita reale, come abbiamo detto poco fa, in realtà all'inizio del video, il branch main o master è quello su cui si tiene il codice in produzione. Quindi immaginiamo di aver lavorato sul branch prova, questo qui su cui siamo adesso, e aver sviluppato determinate feature. A questo punto vogliamo unirle con il branch di produzione.
Appunto. Ed è proprio per questo scopo che ci vengono in aiuto le pull request. Premendo sulla tab delle pull request ci viene aperta la pagina dedicata appunto a queste pull request. Al momento la pagina è vuota, tranne per una chiusa che ho effettuato io prima come prova. E adesso immaginiamo di voler appunto mergiare il codice del branch prova con quello del branch main. Come possiamo fare? Premiamo sul tasto verde e a questo punto ci dice di comparare i cambiamenti. Come potete vedere c'è una freccetta e noi diciamo che vogliamo prendere i cambiamenti da prova e mergiarli dentro main. In questo modo lui ci mostrerà tutti i commit che sono stati effettuati, con tanto di codice modificato sotto. Andando a premere su uno dei commit effettuati, possiamo vedere nello specifico le modifiche effettuate in quel commit. Qua in verde sono mostrate le modifiche, le righe di codice che abbiamo aggiunto. Qua in alto invece c'è il nome del file e in rosso le linee di codice che sono state eliminate con il relativo buco dall'altra parte, che ci mostra appunto che non sono più presenti. Visto questo, possiamo tornare indietro nella pagina di tutti i commit e andare a creare la nostra pull request. Premendo sul tasto verde, ci si aprirà quest'altra schermata. Qui potremo dare un titolo alla pull request, che per il momento rimarrà il nome della branch che stiamo mergiando, e all'interno di questo riquadro si potrà andare a dare una descrizione alla pull request. Tendenzialmente si va a scrivere cosa si è fatto, quali sono le modifiche. Viene scritto nel linguaggio Markdown, quindi qualora noi volessimo aggiungere un titolo dovremmo scriverlo in questa maniera. Premendo su Preview ci verrà mostrato appunto la preview della descrizione che stiamo andando a scrivere, quindi il nostro titolo in maiuscolo, DON, in grassetto, scusate, e successivamente quindi andremo a fare una lista delle cose che abbiamo fatto durante il lavoro su quella branch, quindi ad esempio ho creato questo, modificato questo, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, una lista di tutte le modifiche che abbiamo effettuato. Inoltre, potremmo, premendo qua su Reviewers, potremmo andare ad aggiungere il nome di alcuni nostri collaboratori, i quali sono i colleghi che avranno il compito di fare la review del nostro codice. In questo momento io non posso selezionare nessuno perché in questa repository lavoro da solo, però volendo si può appunto connettere il profilo di qualcuno, il nome utente del nostro collega che avrà il compito appunto di revisionare il codice, sarà proprio lui ad aprire la nostra pull request e andare a vedere i cambiamenti che abbiamo effettuato e tutti i casini che abbiamo creato all'interno del progetto. Ripeto, qui adesso non c'è nessuno perché nella repository al momento lavoro da solo. Anche per quanto riguarda l'assegnatario della pull request, in questo caso esco solo io perché appunto sono da solo, però anche qui possiamo andare ad aggiungere informazioni in più alla pull request. Possiamo aggiungere delle label che sono appunto delle label che verranno visualizzate da chi andrà a vedere la pull request e che servono per dare informazioni aggiuntive per semplificare il lavoro a chi dovrà poi andare a revisionare il codice. Ad esempio possiamo aggiungere un bug, un duplicato, possiamo dare la label help wanted che fa già capire a chi andrà a revisionare che il codice non è finito, abbiamo bisogno di aiuto e quindi ci si può scambiare dei commenti, delle opinioni, qua farei così, qua farei colà. E dunque per il lavoro in team è ottimo. Come vedete, possiamo anche andare a crearne delle nuove, le possiamo personalizzare, ma questa è roba di poco conto. Tornando alla nostra pull request, possiamo anche assegnare alla pull request una milestone. Una milestone è un insieme di issue. E a questo punto, visto tutto, possiamo creare la pull request e immedesimiamoci invece nel revisore, che entrerà in GitHub, aprirà le pull request e vedrà la nostra pull request. Vede che è aperta da quanto tempo e da chi. Ci preme sopra e si ritrova nella pagina con la descrizione, il titolo e tutta la lista di commit che abbiamo effettuato. Preme sulla tab dei commits, li apre di buona volontà uno ad uno e per ogni commit va a vedere che cosa abbiamo combinato. Quello che può fare è chiedere dei cambiamenti. Al momento, come potete vedere, io posso solo lasciare dei commenti perché questa è la mia stessa PR, un pull request.
Però se fossi un utente esterno potrei sia provarla direttamente che chiedere dei cambiamenti. Una volta richiesti dei cambiamenti, l'utente che ha creato la pull request potrà appunto andare a vedere esattamente in quale punto del codice vanno effettuati e soprattutto quali sono le cose che non vanno bene, in modo da poterci poi lavorare in autonomia per conto suo. Visto ciò, appunto, il revisore non può fare nient'altro se non appunto approvare e commentare. Quindi torniamo nella tab Conversation e andiamo a mergiare la pull request. Qui GitHub ci suggerisce di proteggere alcune branch, principalmente farà riferimento a main, quindi con protezioni del tipo che chi apre la pull request non può chiuderla, cose del genere. Però appunto qui ci lavoro solo io, faccio un po' quello che mi pare e quindi andremo a mergiarla. Premiamo su Merge Pull Request. Questo che vedete è il messaggio di commit che stiamo andando a fare sulla branch di main. Possiamo confermare il merge e a questo punto possiamo anche eliminare questa branch che non ci serve più, la branch prova. Tornando sulla tab code, andiamo a vedere che main è allineato alle modifiche che aveva prova. A questo punto vediamo che abbiamo tre branch in totale. In realtà non c'è test 1 e prova 2, vedete test di indietro di 24 commit e non ci serve più, non abbiamo più modo di utilizzarla, quindi non modifichiamo il nome ma andiamo ad eliminarle entrambe. Visto ciò, direi che questa prima overview su Git e GitHub può terminare qui e quindi ci vediamo alla prossima.